Qual è il segreto per essere un imprenditore di successo come lei? Tanto cominciamo col dire che nelle crisi ci sono opportunità e quindi bisogna avere coraggio e ottimismo. Per quanto riguarda i giovani, io ero, quando sono arrivato qui in Venezuela, avevo 16 anni e mio povero fratello 19, e da giovane abbiamo fatto quel che si vede, no? Quindi bisogna avere costanza, lavoro e soprattutto onestà intellettuale e credere in quello che si fa, questo è importante. Questo è un paese generoso, malgrado la crisi che c'è adesso bisogna avere fiducia che questo paese risorgerà sicuramente dalla crisi, dalle macerie, vogliamo chiamarle così, no? Paese bellissimo dove io mi sono fatto qui in questo paese e che voglio molto bene. Quindi il consiglio che posso dare ai giovani è di seguire, cominciare, avere coraggio, andare avanti e vedranno che qui è un paese che perlomeno l'esperienza che abbiamo avuto noi ci ha dato opportunità immense, immense. Come considera questo tipo di iniziativa della Camera di Commercio Italo-Venezuela? È molto interessante, innanzitutto raggruppa già i prodotti, le iniziative dei ragazzi italiani, questo è importante, e perlomeno far vedere i prodotti, perché non è soltanto averli, bisogna farli vedere e dimostrarli, no? Bisogna aiutarli indubbiamente, bisogna aiutarli. Qualcuno adesso mi ha presentato che fa dei prodotti per aiutarlo nel nostro gruppo della distribuzione, che è la cosa più difficile e importante. Però vedo che c'è molta iniziativa, sono contento di vedere energia dei giovani.